Nata la Marsigliese. Credo che qualsiasi anche le Eurobond, dacci una risposta. Sì, anche io ho risposto sugli Eurobond. Il mio nome è Bond. Eurobond. Ragazzi. Grazie prima. Grazie. Allora, intanto vi ringrazio di essere qui presenti a questo incontro che testimonia della vostra volontà di approfondire, di capire, di partecipare anche ai processi in atto in questo momento nel nostro paese. Sono processi non particolarmente nuovi, nel senso che da che mondo il mondo esiste una cosa che possiamo chiamare conflitto distributivo, o lotta di classe o Ugo. Io preferisco chiamarlo Ugo perché così la gente non si spaventa. Se dici lotta di classe ti dicono comunista. Ma in realtà che cos'è? È una cosa molto semplice. Sappiamo, questo ci insegna la scienza economica. Io peraltro ho qui, come dire, il triste ruolo di essere in realtà l'unico economista che parlerà oggi, quindi vi parlo un po' del mio lavoro. La scienza economica ci insegna che abbiamo a disposizione una coperta corta. Allora, vabbè, si è fatta una certa ora, andiamo a letto, io e la mia compagna, la coperta è, diciamo così, un po' ammucchiata da qualche parte, quindi siamo tutti e due scoperti. Allora, la apriamo, la stendiamo e fino a che non è tutta bella stesa, a quel punto abbiamo realizzato la massima efficienza nell'allocazione delle risorse. Ma la coperta rimane sempre corta e c'è un microfono in risonanza. Perché non si spenge più? Scusate, c'è... Ecco, no, si spenge, ecco, basta insistere, come con la mia compagna, perché a quel punto comincia, lei tira dalla parte sua, io tiro dalla parte mia, questa è la lotta di classe. Io, se volete, sono il proletario e lei la capitalista, o viceversa. Ma sì, direi che è più così, io sono più il proletario, onestamente, ma non entriamo in questi dettagli biografici perché non mi voglio annoiare con questo. Ma il problema è questo: l'euro come si inserisce in questo contesto? Ma l'euro, diciamo che è solo l'ultimo episodio, il più doloroso perché particolarmente mal congegnato, come sa chi si occupa un po' di scienza economica, ma è solo l'ultimo episodio di un percorso che inizia, direi, alla fine degli anni 70, che comporta alcuni snodi istituzionali ben precisi, che sono l'entrata nel sistema monetario europeo e più o meno in tutti i paesi che hanno intrapreso questa strada, misure di cosiddetto divorzio fra la banca centrale e il tesoro. Io, diciamo, vedo i miei studenti, vedo persone che conosco e vedo persone che non conosco. Forse, dato il carattere, come dire, se vogliamo, interattivo, informale, che è stato dato dalla collusione, nel senso, sono state fatte delle domande, se qualcuno ha delle domande da fare forse può anche tranquillamente farle. Io so che ho 45 minuti, fra 45 minuti sto zitto, chi ha delle curiosità entro i 45 minuti, ora o nel dibattito che speriamo possa seguire, si senta tranquillamente libero di interloquire. Comunque, questi snodi istituzionali sono stati parte di un disegno che nei fatti, non sto dicendo nelle intenzioni, perché se dicessi nelle intenzioni già sarei sul versante del complotto, che non mi interessa, ma nei fatti ha determinato una redistribuzione del reddito che ha fortemente svantaggiato i salariati. Abbiamo visto che nel corso di questo processo, da quando siamo entrati nel sistema monetario europeo, eccetera, 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 ci sono state una serie di dinamiche che sono andate sostanzialmente nel senso di un forte rallentamento della dinamica delle retribuzioni, quindi di una corrispondente espansione dei profitti, di un'espansione sempre più grande, che fa parte comunque di un processo globale del capitalismo finanziario, eccetera, eccetera, eccetera. Quando la coperta viene tirata troppo da una parte, il partner prende freddo, si sveglia e un po' risentito la tira dalla parte sua. E questo è sempre successo. Allora, ci sono state
nel corso della storia, noi siamo qui grandicelli, per cui qualcuno magari se le ricorda e ha addirittura partecipato ad esse, qualcun altro è abbastanza giovane per averle studiate a scuola e non essersele dimenticate. Ci sono state nel corso della storia diversi, diciamo, tentativi di ritirare la coperta dalla parte propria, e io credo proprio, temo proprio, che siamo alla vigilia di uno di questi tentativi, nel senso che la complessa crisi economica, ma anche morale, ma anche politica, ma anche ambientale, della quale appunto si parlava nella prolusione, è evidentemente prodromica, annuncia quantomeno la necessità, la volontà, l'imminenza di un cambiamento. Allora, guardate, facciamo così. Intanto vi do una prima risposta secca a una delle tante domande. Con quale probabilità usciremo dall'euro? Le probabilità, come sapete o come non sapete, sono dei numeri compresi fra 0 e 1. In questo caso la probabilità è 1. Noi usciremo dall'euro. Io di questo ho una certezza, che si basa su che cosa? Intanto sull'evidenza storica. L'euro che cos'è? È un episodio, uno dei tanti episodi della storia economica, non solo di questo paese, anche di questo paese, ma che la storia economica mondiale ci propone, di tentativo da parte di un paese di agganciare la propria valuta a uno standard di valore forte. Vi cito tre precedenti e vedrete come sono andati a finire. Il primo precedente, il più noto se vogliamo, e anche quello del quale è stato parlato, si è parlato e si è studiato con, direi, nel modo più limpido, più cristallino, da parte di un grandissimo economista, e consiglierei a tutti di andarselo a leggere, l'analisi fatta. Il primo episodio è quando a metà degli anni 20 Churchill decise di rientrare nel gold standard e quindi di riagganciare la sterlina all'oro, utilizzando la parità aurea, quindi dando alla sterlina lo stesso contenuto di oro che essa aveva prima della prima guerra mondiale. Nel frattempo cosa era successo? Banalmente c'era stata una guerra mondiale. Ora, voi sapete che le guerre mondiali, lo dico perché noi abbiamo un problema di disoccupazione, le guerre mondiali sono il modo più, diciamo, tradizionale, consueto ed efficace di risolvere il problema della disoccupazione, perché quando c'è la guerra ognuno ha qualcosa da fare. Generalmente il problema della disoccupazione viene risolto prima perché si, come dire, impegnano tutti a distruggere, e questo poi c'ha anche effetti di medio periodo, perché dopo per un po' si impegnano anche a ricostruire. Quindi vedete che la guerra di per sé, se non fosse per i morti, sarebbe da un punto di vista macroeconomico una soluzione ideale. Adesso ovviamente, siccome questo filmato andrà in rete, e in rete ovviamente ci va chi vuole e non chi può, qualcuno penserà che sono matto. Questa sarebbe ironia, dovrei fare questo orrendo gesto per far capire che non desidero una guerra mondiale. Se desiderassi una guerra mondiale, semplicemente non sarei qui, come dicevo prima a Moreno, perché mi sono svegliato alle 6 di mattina, ho preso l'autostrada, mi sono cacciato nel labirinto di questa città per arrivare fino a qui, perché vorrei provare a diffondere un minimo di consapevolezza sui rischi che stiamo correndo nel modo in cui la gestiamo la situazione. Allora, il tentativo di Churchill fallì. Fa parte, attenzione, perché nel tentativo di Churchill c'è una lezione molto importante. Permettetemi, dopo avervi dato la probabilità, che è uno, quindi tenetevela da parte. Ieri parlavo con, ho portato mia figlia dal medico, incidentalmente dicevo, guarda, sto andando a una conferenza, domani parlo male dell'euro, ma che si fa? Io, guarda, fai qualsiasi cosa, secondo me ti conviene convertire tutti i tuoi euro in ghiaccioli, mi sembra un investimento più sicuro, anche se non li metti in frigo. Comunque, al di là di questo, no, questa è ovviamente una battuta, ripeto, a beneficio dei... Vedete la dinamica? Perché un paese si aggancia a uno standard di valore più forte, sapendo che ne verrà schiacciato? E poi, se non è evidente per voi perché ne verrà schiacciato, ve lo rispiego, ma ragioniamo un attimo sulle motivazioni. Una prima motivazione è sempre una motivazione di carattere nazionalistico,
Cioè, cosa diceva Churchill? Noi siamo forti, il leone britannico ricomincia a ruggire, allora noi, la nostra valuta, ci riagganciamo a loro. Nel frattempo c'era stata la guerra e i prezzi erano cresciuti, il che significava che far pagare al resto del mondo una sterlina come prima della guerra significava far pagare al resto del mondo i beni inglesi un 10-20% in più. E come spiega molto bene Keynes in Le conseguenze economiche di Winston Churchill, questo poneva, come dire, Churchill di fronte a un dilemma, cioè o andava incontro a un deficit commerciale perché nessuno avrebbe più voluto i beni inglesi dovendo pagare una sterlina sopravvalutata per acquistarli, oppure avrebbe dovuto pagare gli operai il 15-20% in meno. Come dice limpidamente nella sua prosa meravigliosa, io adesso vorrei, un giorno tanto incontrerò quei tanti colleghi che dicono che bisogna diffidare dei premi Nobel, che dicono che Keynes non capiva niente, era solo un gigione. Keynes intanto era un grande artista, era un grandissimo prosatore, un grandissimo scrittore, e nelle conseguenze di Winston Churchill a un certo punto dice questa frase cristallina, come dire, chi vuole un fine deve anche volere i mezzi per realizzarlo, per cui adesso sta al governo andare dagli operai e dirgli vi paghiamo il 20% in meno. Come andò a finire la cosa? La cosa andò a finire in tanti modi, che tra l'altro sapete, tra l'altro ebbe, e questo lo spiega, quindi, allora, consigli di lettura. Le conseguenze economiche di Winston Churchill di John Maynard Keynes, che è pubblicato in Esortazioni e Profezie, è stato ristampato da poco, credo, con una prefazione di un illustre collega che è Emiliano Brancacci. Secondo consiglio di lettura, di John Kenneth Galbraith, The Great Crash, non so come iniziamo, La Grande Crisi, insomma, il libro di Galbraith che parla della crisi del 29. Quello va letto, poi va riletto, poi va riletto, e si vedono tutte le dinamiche della crisi in atto. Allora, ma perché Churchill voleva suicidarsi? Perché voleva costringersi o a avere un deficit commerciale o a pagare i suoi operai di meno e quindi ad avere disordine sociale, avere un po' di quello che stiamo avendo noi? Ma è semplice, per nazionalismo, per stupidità, e infatti Keynes lo dice con molta eleganza, per ignoranza totale dei fatti economici e per nazionalismo. Ora, quando ci dicono l'euro ci affratella, questo grande sogno europeo, siamo tutti belli, che bello questo continente unito dalla moneta, e da quando c'è la moneta noi abbiamo nei vari paesi periferici attaccate ai muri caricature dei membri del governo tedesco travestiti da, diciamo, travisati da SS. Questo è il risultato dell'euro, questo è l'affratellamento, no? Cioè si sono create delle tensioni nazionali e internazionali enormi. E perché? Perché? Perché i paesi, per esempio, del sud hanno accettato di mettersi in queste condizioni? E la risposta è molto semplice: per nazionalismo. Come dice molto giustamente uno dei relatori al convegno che sto organizzando a Pescara sull'uscita dall'euro, per i paesi del sud entrare nell'euro era un po' uno status symbol. Cioè, anche noi siamo bravi come voi del nord, per cui anche noi adesso entriamo in questa bella moneta. Capite? Questo è il nazionalismo. Vi faccio una domanda: ma secondo voi che cos'è il nazionalismo? È il pensare a quale può essere un percorso sostenibile per la propria collettività nazionale, il partecipare quindi ad esso, il trovare i metodi razionali per perseguire questo obiettivo, o il dire noi non siamo peggio dell'altro, entriamo pure noi, così. No, secondo me la prima è il nazionalismo, ovviamente, ecco, è colto perfettamente, la razionalità è sempre nazionalistica, invece, diciamo così, il tifo da stadio è sempre bello e ci siamo capiti, no? Allora, vediamo un po' le interessanti domande. Lo spread è informato da un tempo che non me lo sono preso. Sì, lo tengo io. Eh no, però devo sapere quanto ho, perché non voglio troncarmi. Scusate, normalmente parto, diciamo così. C'hai mezz'ora, 30 minuti. Ho 30 minuti? Sì. Lui me ne aveva promessi di più, adesso ti faccio litigare. Allora, sì, lo spread è importante. Di 45. Domanda, adesso scusate, andiamo così. No,
vorrei, diciamo, fare almeno un tentativo di rispondere alle domande che sono state poste, perché ognuna di queste domande ha dei punti di interesse. La prima domanda era, lo spread è importante, ma intanto vi vorrei ricordare una cosa banalissima. Lo spread, diciamo, intanto abbiamo capito da cosa non dipende, d'accordo? Mi permettete di non dire da cosa non dipende? Perché no. È una cosa un pochino sconcia. Ci è stato raccontato che lo spread dipendeva dall'attività sessuale del precedente Presidente del Consiglio. Continuamente ricevo in privato messaggi che mi dicono certo che anche Monti si dà da fare. Io adesso ricevo continuamente messaggi, in particolare cosa della quale io peraltro sarei contento per il professor Monti, e anche perché avendo lui, diciamo, senz'altro qualche anno più di me, prefigura per me un percorso di, diciamo, vecchiaia serena e apparenta, e quindi va bene così. Il problema è che lo spread ovviamente non dipendeva da quello, anche perché noi abbiamo già avuto problemi di spread, per esempio all'inizio degli anni 90, prima che lui, B come Belzebù, scendesse in campo. Li abbiamo avuti alla fine degli anni 90, quando avevamo, diciamo, tutta una serie di padri della patria, vari assortiti, Ciampi, Dini, Amato, insomma tutti questi revenanti che adesso tornano alla ribalta. Quindi da cosa dipende lo spread? Ma lo spread fondamentalmente che cos'è? È la differenza tra il tasso di interesse che siamo costretti a offrire sui titoli che mettiamo nel mercato e un altro tasso di interesse di riferimento. Qual è il tasso di interesse di riferimento? Guarda caso, quello del paese più importante dell'Eurozona, che è la Germania. Perché siamo costretti ad offrire dei tassi di interesse più alti? Ma sostanzialmente il tasso di interesse cresce quando aumenta da parte degli investitori la percezione della rischiosità di un investimento. Ora, si sono date svariate interpretazioni sul perché e per come della crescita degli spread in questo ultimo periodo. Secondo me l'interpretazione più sensata e razionale è che i mercati sanno perfettamente che l'Italia è fortemente esposta in termini finanziari sui mercati esteri. E attenzione, non mi sto riferendo in particolare al debito pubblico. Il debito pubblico italiano negli anni precedenti la crisi stava diminuendo, esattamente come stava diminuendo in Spagna, stava diminuendo in Irlanda, stava diminuendo in tutti i paesi che sono stati toccati per prima e più gravemente dalla crisi. Questo lo si può vedere, se interessa ve lo faccio vedere anche volentieri, diciamo gratis. È una cosa che va sempre ricordata. Allora, sostanzialmente, se ci fate caso, fra il 1999 e il 2007, in tutti i paesi europei, qui abbiamo in rosso la variazione del debito estero e in blu la variazione del debito pubblico. Vedete che il debito pubblico è diminuito in Austria, Belgio, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna. Allora, due paesi che sono la Spagna e l'Irlanda sono stati fra i primi a essere colpiti dalla crisi nonostante il debito pubblico fosse diminuito. Cosa era aumentato? Era aumentato grandemente sia in Irlanda che in Spagna il debito estero. Ora, siccome lo Stato si stava indebitando di meno, ma il paese nel suo complesso stava chiedendo più soldi all'estero, è chiaro che chi chiedeva più soldi all'estero non era lo Stato irlandese, poniamo, ma erano le imprese e le famiglie irlandesi. Infatti sappiamo che l'Irlanda ha avuto un problema di mutui immobiliari contratti dalle famiglie per acquistare case, la Spagna idem. Sono dinamiche, diciamo così, abbastanza consuete e che si sono ripetute in tante altre crisi finanziarie. Ma qual è il punto? Torniamo al punto dello spread. I mercati sanno benissimo che l'Italia è fortemente esposta ed è fortemente esposta verso l'estero in termini di debito, in particolare privato. Qua vi faccio vedere appunto che in Italia, mentre il debito pubblico che è in blu scendeva, il debito
totale verso l'estero saliva e vedete che al 2007 il debito complessivo dell'Italia con l'estero era maggiore del debito pubblico complessivo, il che significa che almeno questo pezzo è debito privato, no? Allora noi siamo andati avanti, come per il resto anche la Grecia, per 20 anni con il debito pubblico al 100% del PIL e nessuno se ne è fottuto di niente, scusate il termine tecnico, d'accordo? Quando è che è scoppiata la crisi? La crisi è scoppiata quando il debito privato ha superato una certa soglia, in particolare il debito privato della periferia nei riguardi dei creditori del centro. C'è una logica assolutamente cristallina in questo. Normalmente lo Stato è un cattivo pagatore, però lo Stato può quantomeno imporre delle tasse. Se io ho un debito con il cravattaro di turno, non posso però alzarvi le tasse a voi per pagare il mio debito, io questo non lo posso fare, lo Stato può farlo. Cosa voglio dire con questo? Che chiaramente di norma e di regola è più facile che sia fragile finanziariamente un privato che non uno Stato più o meno sovrano, con tutto che noi abbiamo ceduto tantissima sovranità e su questo poi sicuramente Stefano ci dirà delle cose molto importanti, credo, Stefano D'Andrea. E i mercati hanno un problema che è quello di farsi ridare soldi e lo spread esprime semplicemente la loro preoccupazione rispetto a questo. Ultimamente lo spread esprime la loro preoccupazione rispetto anche a un altro fatto, che è l'inevitabile esplosione dell'euro, che sarà anche catastrofica, potrebbe non esserlo se ci si mettesse d'accordo, ma se ci fosse la volontà di mettersi d'accordo non ci sarebbe stata in primis la crisi, perché avremmo gestito prima tutto in un modo diverso. Quindi alla domanda, perché lo spread è importante? Direi di sì. Perché? Perché lo spread purtroppo crea un'eredità per gli anni futuri, nel senso che se noi ci troviamo a pagare i titoli del nostro debito su somme importantissime di interessi, abbiamo il debito su una dinamica debito privato e debito pubblico su una dinamica esplosiva, il che significa che da un lato, per quel che riguarda il debito pubblico, evidentemente lo Stato dovrà sottrarre risorse alla spesa sociale e dedicarle al pagamento degli interessi, e questo crea un ovvio problema. Per quel che riguarda viceversa il debito privato, lo vedete, le imprese o chiudono o vengono comprate da imprese tedesche, e in alcuni casi succedono anche cose molto tragiche, d'accordo? Quindi lo vedete quello che sta succedendo. Come si riflette lo spread sulle condizioni di vita dei cittadini? Beh, ve l'ho detto. Perché Europa e USA insistono sul salvataggio dell'euro? Ma intanto, qua c'è una prima domanda che ci dovremmo fare, che era la stessa domanda che si faceva Kissinger quando gli dicevano perché non ti consulti con l'Europa su, non so quale questione, a quel tempo c'erano ancora i comunisti, quindi sarà stata una cosa di guerra fredda. E lui ha detto, vabbè, se mi date il numero di telefono del signor Europa, io lo chiamo subito. Mi dicono che disse questo qualcuno più... Io a quei tempi non seguivo la politica, ho cominciato tardi, Allora, perché l'Europa vuole il salvataggio dell'euro? Secondo me l'Europa non esiste, l'Europa è un continente, sarebbe come chiedersi perché l'Antartide vuole lo scioglimento dei ghiacci. Intanto non lo vuole e poi non può volere nulla perché è un continente, è un'entità geografica, d'accordo? Un'espressione geografica, come diceva Metternich. Gli Stati Uniti invece sono qualche cosa di più, sono anche un'espressione politica. Perché vogliono il salvataggio dell'euro? Ma io sinceramente non so adesso da quale evidenza sia stata tratta questa domanda, cioè se realmente gli Stati Uniti vogliono il salvataggio dell'euro. Sicuramente quello che gli Stati Uniti vorrebbero, sarebbe un input di razionalità nel modo in cui noi stiamo gestendo la nostra crisi, perché noi non dobbiamo dimenticarci che siamo pur sempre un qualche cosa che sta fra il 15-20% dell'economia mondiale come eurozona. Se noi collassiamo e siamo anche legati a doppio filo con l'economia statunitense, se noi collassiamo creiamo un grosso problema all'economia statunitense, perché se viene a mancare la nostra domanda, il povero Obama, quello che io chiamo il ragazzo immagine del complesso militare industriale, no? dopo l'11 settembre hanno voluto mettere una persona che facesse simpatia, quindi hanno scelto l'esponente di una minoranza, una donna, no, perché sarebbe stato troppo, allora hanno scelto una persona di colore, è andata bene.
lo hanno fatto Nobel per la pace, il giorno dopo lui ha mandato una vagonata di Marines in Afghanistan, insomma vi ricordate, no? Però comunque diciamo, la sua figura, la sua porca figura l'ha fatta. E vuole restare lì, lui vuole restare lì. Ora esiste una legge ferrea, diciamo, della politica, che è questa: se quando ci sono le elezioni l'economia va male, beh, tu le perdi, anche se non è colpa tua. Questo è, voglio dire, sono caduti governi di sinistra, di destra, di centro, di sopra, di sotto, bianchi, verdi, rossi, con gli occhi a mandorla, indipendentemente da quanto stavano lì, indipendentemente da quello che avevano fatto, indipendentemente da... perché c'era la recessione. Questo è il rischio che Obama non vuole correre, non vuole correre il rischio che noi implodiamo e trasciniamo lui nella sua caduta. Perché? Perché è una normale, diciamo, nozione di politica economica, quella secondo la quale chi sta al governo cerca di rimanerci, secondo che fa anche bene, considerando che si guadagna e poi c'è anche dei fringe benefit, delle soddisfazioni. Se comandi gli Stati Uniti ancora quasi puoi avere la sensazione di comandare il mondo, che deve essere una sensazione bellissima. Quindi lui chiaramente si preoccupa per il modo assolutamente irrazionale con il quale la crisi è gestita. E qui veniamo a come gestire la crisi. E la terza domanda che è stata fatta: sarebbe catastrofico per la Grecia uscire dall'euro? E qui bisogna dare una risposta, diciamo, se le risposte sono sì, no, non so, o anche sì, no, forse, io dico secondo me no, con una piccola clausola. Allora, vi parlavo inizialmente dell'aggancio a una valuta forte, no? La Grecia l'ha fatto per motivi nazionalistici. Io parlavo con colleghi greci fino allo scorso anno, dico: ma siete contenti? Ma sai, però per noi entrare nell'euro è stato importante, perché sì, dico, ho capito, ma siete stati invasi dai capitali esteri, avete avuto un deficit commerciale al 15% del PIL, ma cioè volete continuare così? Sì, però lo sai, per noi, ho capito, per voi. Allora, la sterlina dovette svalutare, uscì dal gold standard. Dopo Wall Street, anche lì uno shock che venne dagli Stati Uniti costrinse a rompere questo abbraccio mortale della sterlina con l'oro. Vogliamo parlare dell'Argentina col dollaro? L'Argentina si dollarizza all'inizio degli anni 90 e nel 2001, crisi, questo aggancio esplode. Perché? Perché era insostenibile. Vogliamo parlare della crisi del 92 in Italia? Che cosa ha portato alla crisi del 92 in Italia? No, adesso se noi andiamo in giro, incontriamo, diciamo, l'interlocutore mediano, quello che io sul mio blog, che forse conoscete, forse no, insomma ve lo cercate se vi interessa, Alberto Bagnai blog con Google e lo trovate. Chiamo affettuosamente il Piddino. L'interlocutore mediano dice: ah, ma la nostra lietta, dove saremo andati con la nostra lietta? Ho capito, ma allora scusa, caro Piddino, il franchetto belga? Ne vogliamo parlare? Il fiorinuccio olandese? Sono monete piccole. Perché nessuno le attaccava? Perché non hanno avuto problemi? Perché il problema della crisi del 92 era esattamente il problema che abbiamo oggi, quello di avere la rigidità del cambio, perché dall'87 al 92 decidemmo, nonostante fosse tecnicamente possibile, di non riallineare il nostro cambio all'interno del sistema monetario europeo e accumulammo 20 punti di inflazione in più rispetto alla Germania. La rigidità del cambio e un differenziale di inflazione persistente verso i principali partner commerciali. Esattamente le stesse cause che abbiamo oggi. Esattamente quello che era successo all'Argentina, esattamente quello che è successo in tutti i paesi che si sono agganciati a una valuta più forte della loro e che tutti hanno sperimentato aumenti dei tassi di inflazione, insostenibilità del cambio e necessità di sganciarsi. Quindi, tornando alla domanda, sarebbe catastrofico per la Grecia uscire dall'euro? La Grecia intanto uscirà dall'euro, questo economisti molto più illustri, molto più esposti di me, che mi sono esposto solo da poco, solo da quando ho cominciato ad avere sinceramente paura della situazione, hanno detto già da tempo: la Grecia uscirà in un modo o nell'altro, vedremo in che modo. Allora, quando si parla dell'uscita di un paese dall'euro, normalmente si danno valutazioni di ordine catastrofico. Uno degli ultimi post che ho scritto
si intitola Il ritorno del terrorismo ed è riferito ad un articolo di Repubblica in cui Repubblica dice, citando una fonte pseudo-autorevole, cioè uno studio dell'Unione Banche Svizzere dello scorso anno, che l'uscita dall'euro, a parte che sarebbe secondo lei ovviamente una catastrofe per i greci, i quali tutti insomma, starebbero, ma peggio di adesso non lo so, bambini denutriti, imprenditori che si danno fuoco, incidenti per le strade, non so, forse arriveranno anche le cavallette e poi arriverà l'angelo della morte, non so che cosa altro. Possiamo consigliare ai greci di tenere un agnello in casa e al momento opportuno diciamo fare con il sangue un segno sulla porta, ecco, questo possiamo consigliare, ma sono ovviamente scemenze, cioè ovviamente si sta cercando di spargere un clima di terrore in modo anche goffo, è particolarmente goffo il modo in cui lo fa Repubblica, per esempio, perché è divertentissimo questo fatto, dice l'uscita della Grecia dall'euro costerà 11.000 euro a testa a ogni cittadino europeo. Io mi sono fatto il conto, questi 11.000 euro a testa corrispondono circa al 40% del PIL europeo, se moltiplichiamo 11.000. Ora, dico, ma è possibile? Io, diciamo, so che non è molto corrente in Italia, ma ho grande simpatia e grande stima per gli svizzeri, perché è una mia piccola perversione, a me gli svizzeri piacciono, non ci posso far niente. Cioè, non è possibile che l'UBS abbia detto una boiata pazzesca di questo livello. Sono andato a vedere, infatti era proprio così. Quello che lo studio dell'UBS diceva non era che l'uscita dell'euro sarebbe costata a tutti i cittadini dell'Eurozona una cifra pari al 40% del PIL dell'Eurozona. Signori, la Grecia è il 2% del PIL dell'Eurozona. Se noi avessimo voluto, 2 anni fa, mettendo 300 euro a testa, ce la compravamo. Capito? Ognuno si comprava un pezzettino di spiaggia e ci andava in vacanza. Queste sono le dimensioni, non 11.000 euro. Allora, vorrei dirvi una cosa, che è questa. Io cos'erano la pillola blu e la pillola rossa? Non lo sapevo. Perché non ho mai visto Matrix, perché faccio tante cose, leggo tanti libri, suono gli strumenti, faccio i concerti, dischi, insegno, faccio gli esami, insomma, e non c'ho tempo per le cose che non mi interessano, tipo il cinema. Però grazie a Fiorenzo ho scoperto che ci sono anche film interessanti. Ecco, voi state vivendo in una gigantesca Matrix in cui vi dicono qualsiasi cosa, ma veramente qualsiasi cosa, e voi ci imboccate, ma perché? Perché sai, un po' l'italiano per i numeri non è tanto portato, un po' dice io sono di sinistra, Repubblica è di sinistra, Repubblica, diciamo, chi è di sinistra, è un sillogismo, diciamo, con 6-7 premesse tutte sbagliate, adesso mi perdonerà il direttore Schneider perché ha, diciamo, una visione molto più, come dire, formale. Dunque, allora, chi è di sinistra è bravo, Repubblica è di sinistra, io sono di sinistra, quindi io leggo Repubblica, quindi Repubblica dice la verità, quindi io sono bravo, quindi l'uscita dall'euro sarà una catastrofe. Ci sono 7 quindi, uno più scemo dell'altro, ma se voi girate la gente penserà questa. Non sono Repubblica, è chiaro, prendo Repubblica perché, diciamo, è un po' il faro di quello che poi è il mio idolo polemico, cioè la persona di media scolarizzazione che ha contribuito a un fenomeno, secondo me, deleterio, l'unico fenomeno deleterio dell'Italia degli ultimi 3-4 mesi, che è quello di essere passato da un popolo di 60 milioni di commissari tecnici della nazionale a un popolo di 60 milioni di economisti. Ora, l'economia si basa su dei principi semplici, ma non è che perché abbiamo un euro in tasca possiamo tutti, diciamo così, parlare di euro senza prima documentarci. Sarebbe catastrofico per la Grecia uscire dall'euro? No. Credo di no, sarebbe sicuramente molto duro, ci sarebbe un fortissimo disordine sociale, sicuramente in una prima fase ci sarebbe da parte delle banche, degli esponenti, insomma dei paesi creditori, un tentativo di trasformare la Grecia in un caso esemplare, rendendo il più penoso e il più difficile possibile il tentativo della Grecia di sganciarsi da questo standard di valore che la penalizza. E questo però potrebbe avere, se opportunamente letto, effetti controproducenti, perché potrebbe farci capire che cos'è la vera fratellanza europea. La fratellanza che va bene finché chi la imposta agli altri ci guadagna e che va male quando chi la imposta agli altri comincia a non guadagnarci più. Questa è la realtà del problema. Però tutto quello che noi abbiamo come evidenze quantitative, come precedenti storici, ci dice che l'economia della Grecia ripartirebbe, che la svalutazione che aspetta la Grecia sarebbe probabilmente dell'ordine del 40%,
mettiamola così, ma non sarebbe una svalutazione argentina? Qualcuno sa di quanto svalutò l'Argentina nel 2001? Del 200% circa, che era esattamente il differenziale di inflazione che aveva accumulato rispetto agli Stati Uniti nel periodo della dollarizzazione, perché natura non facit saltus, questo va anche detto, non ci deve che ci do... non dobbiamo aspettarci che l'uscita della Grecia dell'euro a livello di fondamentali macroeconomici possa essere qualcosa di molto diverso dalle precedenti uscite di altre valute da agganci nominali sbagliati. Fondamentalmente, vediamo quanto per può, perché sento qua friggere. No, altri 10 minuti abbondanti, anche un quarto d'ora. Un quarto d'ora, poracci voi. 10 minuti tutti. Allora, abbiamo studi, in particolare ne ho citato uno nel blog, ma lo trovate, di Mariolis e Katsinos, pubblicato, due economisti greci, pubblicato sul un'importante collana di Working Paper, penso che stiano cercando di pubblicarlo anche su una rivista, dove fanno vedere che l'impatto di questa svalutazione sull'economia greca, in particolare sulla sua inflazione, sarebbe trascurabile, come sono di fatto sempre stati trascurabili gli impatti delle svalutazioni sulle inflazioni dei paesi che hanno svalutato. Perché vedete, questo è un altro mito che viene continuamente ripetuto ed è falso. Io ho scritto un post che vi esorto, perché vorrei un po' concentrare, quindi per gli approfondimenti, se a qualcuno interessano, suggerisco di andare sul mio blog, che si chiama Svalutazione e inflazione ad usum piddini, perché una volta si scriveva ad usum delfini, no? Il delfino era il figlio del re di Francia, e io, diciamo, ad uso del mio amico interlocutore, idolo polemico, adorato, privilegiato, che è l'elettore del PD, che è quello che ci ha messo in questa bella situazione dando retta a tante favole, ho scritto un post facendo vedere cosa è successo in Italia e cosa succede nel mondo quando c'è una svalutazione. Non lo dico io. Allora, io sono molto grato a Fiorenzo perché ha fatto tutta una presentazione, Bagnai, punto di riferimento, quello che dico non interessa neanche a me e vi assicuro che non c'è nulla di originale in quello che dico. Io ho solo avuto la fortuna di studiare in quella che una volta era una buona università, penso che lo sia ancora, colleghi, non prendetevela, io non sto, è solo che da un po' che non vi vedo, sarete sicuramente tutti rimasti ottimi economisti. In particolare ho visto che Nicola Cocella ha fatto un bellissimo intervento nella lezione in memoria di Federico Caffè. Avendo studiato con buoni maestri e su buoni libri, vi posso dire che sui buoni libri di economia internazionale, quelli che sono adottati anche dalle università estere, sta scritto che il coefficiente di trasferimento di una svalutazione sui prezzi non è 1, per cui se svaluti del 20% l'inflazione passa al 20%, è molto molto inferiore, dell'ordine di 0,1. Allora, quando l'Argentina ha svalutato del 200%, l'inflazione in Argentina è passata dal 5 al 20%, quindi relazione tra svalutazione e inflazione un decimo. Quando l'Italia nel 92 ha svalutato del 20%, l'inflazione non è passata dal 5 al 25%, cioè quello che c'era prima più l'importo della svalutazione, no, no, è passata dal 5 al 4%, è diminuita. Questo sta nei numeri, sta nelle statistiche economiche, e allora io vorrei vedere, perché forse no, non vorrei vedere in faccia i giornalisti del Corriere della Sera, non li vorrei proprio vedere. Perché devono essere brutti, perché come si fa a dire delle menzogne contro la verità storica per il solo, evidente, mero scopo di indurre il terrore nella popolazione? Questa è un'operazione, ahimè, fortemente reazionaria. Terroristica. Allora, sul Corriere della Sera diceva: vi ricordate nel 92 noi svalutavamo del 20%, l'inflazione schizzò, già che come metafora a me non piace tanto, ma non vi sto a spiegare perché. L'inflazione schizzò, senza dire a cosa, in realtà l'inflazione scese. Ma perché? Ma perché la relazione fra, se volete ve lo faccio anche vedere, perché sapete qua pare che se no uno parla, diciamo, ex cattedra, si può vedere, anche gratis, l'inflazione scese, bella, tranquilla, paciosa, semplicemente perché, ecco qua, vedetevela,
Questo picco blu è la svalutazione della lira, vedete che sale al 20%, e questo è rosso, è l'inflazione. Vedete, l'inflazione è bella bella, in corrispondenza del picco del 20% della svalutazione se ne scende. Ora, questi dati, come avrete capito, e li sono inventati io, questo è un grafico che ho fatto io a mano, non li ho tratti dal sito del Fondo Monetario Internazionale, o in alternativa, altra ipotesi, il sito del Fondo Monetario Internazionale è stato hackerato dalla quinta internazionale comunista e forniscono dei dati falsi per convincerci che la finanza internazionale, attraverso i giornali e i giornalisti da essa pagati, ci dice delle menzogne. Scegliete voi, no? Adesso avremo diverse teorie del complotto, seguiranno, voi scegliete quella che vi piace, la mia però è più divertente, dai. Questi sono i dati, vedete benissimo che né quando ci sono forti rivalutazioni i prezzi particolarmente scendono, né quando ci sono forti svalutazioni i prezzi particolarmente salgono. Perché? Ma perché il mondo è più complicato della rappresentazione che ne viene data dai giornali, appunto ad usum vidini. Andare oggi a dire, vi ricordate nel 92 l'inflazione schizzò? L'inflazione scese. Perché lo fanno? Perché vogliono convincervi che quando la Grecia uscirà sarà devastata dall'inflazione, e non lo sarà. Se noi uscissimo, Dio ne guardi. Ma insomma, io qui vedo dei giovani, apro e chiudo una parentesi, beati loro, e vedo dei meno giovani, e anche noi, beati noi, perché? Perché se non siamo totalmente ottusi e ideologizzati, se lo siamo, vabbè, diciamo, non è grave, siamo tutti creature di Dio, non sto dicendo. Eravamo già adulti nel 92, eravamo già adulti nel 2001. Ma scusate, quando è che abbiamo percepito più inflazione? Nel 92 ci è sembrato che il nostro stipendio si dimezzasse, o nel 2001? Ne vogliamo parlare? Ecco. Allora, poi questo tra l'altro ci porterebbe anche a ragionare su come sono fatte le statistiche. Torniamo quindi alla domanda. Allora, l'uscita della Grecia sarebbe estremamente dolorosa, ma è anche l'unica strada che la Grecia può percorrere, quella di uscire e svalutare, per rimettere in piedi la sua economia. Tutti gli studi che abbiamo ci dicono che l'altra strada possibile, che è quella di comprimere i salari fino a che l'industria greca non ridiventa competitiva, è una strada impraticabile, per un motivo banale, banalissimo. I greci hanno delle imprese, queste imprese hanno bisogno di vendere, d'accordo? Vendere potenzialmente anche all'estero, però esiste un problema. Se tu per vendere all'estero tu tagli i salari dei tuoi operai, cosa succede? Che i tuoi operai hanno meno soldi, quindi forse dall'estero ti comprano un po' più di beni, ma la domanda interna cala perché la gente ha meno soldi in tasca. Quindi, come vedete, è esattamente un cane che si morde la coda. L'unico modo per convincere l'estero a acquistare un maggior numero di tuoi beni senza uccidere la domanda interna è evidentemente fa fluttuare il cambio, che arriva a un punto in cui invoglia il resto del mondo ad acquistare da te, e acquistare può anche semplicemente voler dire venire a fare del turismo. Scusate, ma non è che, cioè, io tra l'altro ho molti lettori greci, ma io sinceramente adesso avrei qualche perplessità a prendere un aereo e andare ad Atene, perché la situazione che c'è è una situazione di estrema tensione sociale. Per carità, andiamo, sosteniamo, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, ma vi rendete conto di che cosa significa? Allora, preferirei andarci dopo la svalutazione, non solo perché costa meno, ma perché la gente avrebbe da lavorare e non sarebbe in piazza a darsi fuoco o a tirare molotov, ma sarebbe nella propria impresa a lavorare, e sarebbe molto bello andare lì a sostenerla. Non so se è chiaro il concetto. Ecco. Quindi, probabilità di uscita da 5 minuti. Sì, vabbè, tu sei un po' nazista, però comunque no, la rivoluzione la faccio io bottom up, perché mi appello a Fiorenzo. Sì, 5 minuti, 5 però ricordati anche gli Eurobond, dacci una risposta. No, anche io risposta sugli Eurobond, il mio nome è Bond. Eurobond. Ragazzi, quindi probabilità di uscita dall'euro, sentite, non è un discorso uscita non uscita, l'euro non funziona. Non funziona, diciamo, tra l'altro vorrei anche ricordarvi un'altra cosa che fa sempre molta impressione, ma voi mi sembrate, diciamo, meno inconsapevoli di
di tanti altri, però insomma così, o magari non funziona, non perché lo dice Bagnai che non è nessuno e è molto disinteressato a quello che pensa, non funziona perché era chiaro fin dall'inizio e lo dicevano persone come Rudiger Dornbusch, che ha insegnato all'MIT, è morto nel 2002, altrimenti avrebbe avuto il premio Nobel, è stato allievo di un premio Nobel e direttore della tesi di dottorato di un altro premio Nobel, è stato allievo di Mandel e direttore di tesi di dottorato di Krugman, il quale conclude un suo articolo nel 96 con questa frase: se c'è mai stata una cattiva idea, l'Unione Monetaria Europea ne è una. Tanto per farvi... Krugman ha insegnato a Yale, all'MIT, a Stanford, a Princeton, in quattro università, quindi una persona che crede nella flessibilità. Queste quattro università le ha scelte tutte fra le top 10 americane, quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di uno de passaggio, dell'edicolante, del benzinaio, dell'editorialista di Repubblica, dell'economista da prima serata, stiamo parlando di una persona che sa quello che dice. Ha avuto un Nobel, incidentalmente, nel 2008. Su Fortune, nel 97, mi pare, scrisse questa frase: l'Unione Monetaria Europea non è stata... 97, cioè tutta gente che l'ha detto prima, ragazzi, che dopo sono tutti buoni, anch'io qualcosa ho detto prima, se vi guardate il logo, se guardate il mio sito, vedrete quello che ho detto prima, in particolare, vabbè. Cosa disse Krugman nel 97? L'Unione Monetaria Europea non è stata progettata per rendere tutti felici, è stata progettata per mantenere la Germania felice. Vi piace? Il trattato di Maastricht era un invito al disastro. Il pericolo assolutamente chiaro e imminente è che l'Europa scivolerà inesorabilmente nella deflazione, quindi nella recessione, e che quando i banchieri centrali finalmente decideranno di allentare la situazione potrebbe essere troppo tardi. Ma sentito parlare di Draghi con l'LTRO? Porteci un altro oltrò, avete mai sentito parlare? Vedete? Cioè, si poteva prevedere nel 97. Martin Feldstein, questo per me è numero uno, infatti ha insegnato a Harvard, che è la prima università nel ranking, diciamo, delle facoltà di economia. Ha diretto l'NBA, National Bureau of Economic Research americano. Una caratteristica particolarmente critica dell'Unione Monetaria Europea è che non c'è alcun modo legittimo per i suoi membri di ritirarsi. L'esperienza americana della guerra di secessione del Sud fornisce alcune lezioni sui pericoli di un trattato che non offre via di uscita. Questo l'ho scritto su Foreign Affairs, quindi una rivista scientifica, nel 97. Aggiungendo, le aspirazioni francesi all'uguaglianza, sapete, liberté, égalité, fraternité, eccetera, eccetera, e le aspettative tedesche di egemonia, cioè i tedeschi si aspettano adesso di comandare, i francesi dicono no, ci siamo pure noi, non sono compatibili, e infatti lo si sta vedendo, tant'è che la Germania è un paese creditore, la Francia è un paese debitore, c'è Hollande che fa tanto il gallo perché è francese, ma le cose da lui stanno più o meno come da noi, attendite e ti vedete. Sintesi, gli effetti economici avversi di una moneta unica controbilancerebbero abbondantemente qualsiasi guadagno che si otterrebbe dalla facilitazione del commercio, che peraltro poi non c'è stata, perché il commercio non è cresciuto del 300%, come dicevano gli economisti pagati dalla Commissione Europea, di fatto, ma stranamente io le pago e tu dici questo. È giusto, ma apro e chiudo una parentesi, scusate, posso rivolgermi eventualmente... Se qualcuno mi paga per parlare bene dell'euro, io sono disponibile. Trovate la mia email e vi convinco che si vedi comunisti qua davanti che l'euro è una bellissima cosa. Andiamo avanti. Secondo me, vabbè, insomma, avete capito. Diciamo, premi Nobel o para premi Nobel, nel senso persone che hanno vissuto accanto a Nobel, che magari stanno per prenderlo, come forse Felsen, che è uno dei massimi esperti mondiali nel campo dei movimenti internazionali capitali. Persone che sono purtroppo morte prima, persone che, vabbè, dicevano prima che non poteva funzionare. Quindi il problema non è, come nella domanda faceva Massimo, se, diciamo, probabilità di uscita dall'euro. Come ho sentito dire un'altra volta a un amico, Marino Badiale, se non usciamo noi dall'euro è l'euro che esce da noi. Questa cosa non può stare in piedi. Le conseguenze immediate per i poteri di acquisto dei cittadini italiani sarebbero, siccome a spanna, dopo 20 anni di, diciamo, più o meno rigidità del cambio, ci conto anche gli anni del percorso verso l'euro,
abbiamo accumulato un 20% di differenziale di inflazione rispetto ai paesi del nord, le conseguenze sono che avremo una svalutazione di quell'ordine di grandezza, con un impatto sull'inflazione sostanzialmente trascurabile. Questo è quello che ci dice l'esperienza storica. Attenzione, non sto dicendo che usciamo dall'euro e il giorno dopo il nostro cambio si sposta, si sale del 20% perché ci vogliono più nuove lire per comprare, non si sa che, anche perché se usciamo noi poi l'euro non c'è, ma insomma. Non sto dicendo questo, certo ci sarebbe una grande turbolenza sui mercati, no? Ma quello che vi sto dicendo è che se anche un giorno, il giorno dopo, c'è un enorme attacco speculativo e per un giorno la lira vale il 100% in meno, i mercati, una lira che valesse il 100% in meno, se la comprerebbero subito, perché i mercati sanno dove è collocata la lira. È collocata più o meno un 20% sotto la parità che aveva quando questa bella storia è cominciata. E quindi chi vedesse che va sotto questa parità se la comprerebbe. Perché? Perché sa che poi tornerebbe su. Così funziona il mercato. Cioè, dobbiamo uscire dalla teoria del complotto. Lo speculatore non è uno cattivo che ce l'ha con voi perché la mamma non gli dava il bacio della buonanotte e allora lui adesso si vendica, oppure perché è nano, perché è brutto, perché non lo so, perché è senza capelli e quindi si vendica contro lui perché invece ce li ha. Non è così. È uno che vuole fare i soldi. E se vede che una cosa costa troppo poco rispetto a quello che dovrebbe comprare, quando cosa compra e così facendo ne riporta sui prezzi. Eurobond è una genialata, è uno dei tentativi di tenere insieme con lo scudo questa cosa che è già in cocci, no? Il tentativo si chiama più Europa e è bellissimo. Cioè, più Europa, che vogliamo fare? Più Europa hanno fatto gli olandesi, hanno fatto le dighe e hanno guadagnato della terra arabile. Quello è più Europa. Io un altro più Europa non lo conosco. Dice, entriamo in Europa. Guardate che entrare in Europa è pericoloso. Scusate, mi tolgo la giacca perché tendo ad accalorarmi quando parlo di queste cose. Avete visto che succede quando si vuole entrare in Europa? Per esempio l'Italia, sono circa a spanna, non sono molto esperto di geologia, non vorrei dire una scemenza, ma secondo me 500-600 milioni di anni che sta cercando di entrare in Europa, ed è per questo che ci sono le Alpi, ed è anche per questo purtroppo che ci sono i terremoti. Quindi non è sempre una bella cosa entrare in Europa o volere più Europa. Ma che cosa intendono i giornalisti di regime per più Europa? Cercano di farci credere che il problema dell'euro sia il problema della mancanza di un potere politico centrale che sostenga la moneta. E uno snodo essenziale della costituzione di questo potere politico centrale sarebbe, diciamo, unire in qualche modo le politiche fiscali. In questo senso federalizzazione del debito, no? Quindi creare questo debito a livello federale sarebbe una grande soluzione, perché così ci sarebbero i soldi per finanziare progetti di... non ho capito bene. Io questa storia l'ho sentita dire tante volte. L'ultima volta che l'ho sentita dire da un collega era all'Università di Paris 13, dove, che è un pochino il nucleo degli economisti alternativi parigini, molto simpatici. Ho conosciuto il segretario di Attac, ho conosciuto tutta gente molto... Allora questo cominciava a dire, no, perché sapete, dopo le guerre napoleoniche c'era un problema di debito degli Stati Uniti nei singoli Stati, allora ci fu un dibattito fra Hamilton e Jefferson. Hamilton e Jefferson decisero di, alla fine vinse Hamilton con la sua idea che il debito se lo doveva accollare, diciamo così, il budget federale. Insomma, hanno fatto i loro Eurobond fondamentalmente dopo, intorno agli anni 20 del 1800. Hanno cioè deciso che i debiti degli stati, dei singoli stati, sarebbero stati in qualche modo consolidati in un debito del governo federale, quindi sarebbero confluiti poi in questo, nel finanziamento di un budget federale, eccetera, eccetera, eccetera. Io, per non saperne leggere né scrivere, insomma, l'ho fatto parlare, perché è educazione, ma voi state facendo parlare me. Alla fine ho detto, guardi, sì, c'è un problema, noi europei abbiamo un grosso problema, ed è che siamo eurocentrici, cioè ancora ci sentiamo il sale della terra. E quindi molte cose della storia degli altri continenti non la sappiamo. Io, per esempio, questa storia
che gli Stati Uniti avevano risolto tutto facendo i loro euro bond negli anni 20 del XIX secolo, non la sapevo. Io di quel secolo lì sapevo una cosa sola, che intorno al 1860 c'è stata la guerra di secessione, che guarda caso è proprio quella della quale parla Martin Fessa in quanto dice state attenti perché se volete la moneta unica dovete pure volere la guerra di secessione. Quindi dico, siamo sicuri che questa sia la soluzione? Secondo me no. E perché no? Ve lo dico subito. Perché il problema che ha l'Europa, in sintesi, è un problema estremamente semplice e che è sotto gli occhi di tutti. L'Europa è un continente meraviglioso che qualcuno di noi ama veramente, forse perché lo conosce, qualcun altro fa finta di amare, sono quelli che propugnano l'euro, ma in realtà vuole distruggerlo. È un continente meraviglioso nella sua complessità e nella sua diversità. Ora, quello che sta causando problemi è che abbiamo voluto, come dire, comprimere queste diversità, che sono diversità culturali, linguistiche, di mercato del lavoro, di legislazione previdenziale, di sistemi educativi, di tutto, le abbiamo volute comprimere sotto questo standard monetario unico che, come oggi ci dicono Prodi, Monti, Visco, in realtà aveva l'unico scopo di avvantaggiare la Germania. Lo dicono loro, lo dicono loro. Lo avete letto sui giornali, se non lo avete letto sui giornali, venite qua, vi do il link. Quindi il problema è un problema di squilibri regionali. Allora ci dicono, siccome unendo la moneta abbiamo fatto un gran casino, adesso uniamo anche la politica fiscale, così risolviamo il problema. No, non è così. Non è aggiungendo ulteriore rigidità, non è avvocando a un governo centrale sul quale noi comunque avremmo un controllo democratico ancora minore di quello irrisorio che abbiamo sui governi locali, governo controllo democratico irrisorio perché è massiccia ovviamente l'opera di disinformazione. Non è così che si risolve il problema. Il problema si risolve in un altro modo. Come? Perché poi sapete, a me quello che fa veramente girare le virgolette, perché alcuni economisti illustri hanno detto che io sono un economista a fare virgolette e io ho replicato dicendo che loro sono economisti senza virgolette e senza altre cose che vanno a coppie. Allora, come dicono gli economisti senza virgolette, lo dico in 2 minuti o anche 2 minuti e mezzo, perché insomma il massimo viene in bavaglia. Adesso mi hai fatto perdere il filo delle virgolette. Stavamo parlando del problema degli squilibri regionali. Questi squilibri regionali non sono guarda, ho io il timer, quindi sì, la tua rivoluzione. Io ho messo un orologio, diciamo, io sono per il ritorno alle valute nazionali e agli orologi personali, quindi adesso ho una flessibra con un tempo molto stretto, ho un pochino ristretto con un saldatore, sono sul meridiano di Greenwich, io sono europeo. Allora, il problema è che qualsiasi ulteriore irrigidimento non risolve. E vi faccio anche capire una cosa molto semplice. A parte che questi eurobond non si sa esattamente chi dovrebbe garantirli, come dovrebbero essere collocati, a cosa dovrebbe essere finalizzata le somme raccolte, se al salvataggio di alcuni stati, allora però poi... Il problema fondamentale è che, supponiamo di, diciamo, raccogliere delle somme da utilizzare, gli Stati europei non hanno dimostrato un atteggiamento cooperativo. Se avessero dimostrato un atteggiamento cooperativo, una volontà di risolvere la crisi, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna riforma istituzionale. Anche a bocce ferme sarebbe bastato che la Germania facesse bocce istituzionali ferme, sarebbe bastato, quindi con il presente assetto normativo, sarebbe bastato che la Germania, nell'ambito della sua sovranità, ma con una volontà di cooperare con gli altri paesi, decidesse di fare una politica un minimo più espansiva, cioè fondamentalmente di far star meglio i suoi cittadini, non è che stiamo parlando di altro, di aumentare il livello di spesa o diminuire il livello di imposizione fiscale. In questo modo
la crescita tedesca, che è, come sapete, bassissima, sarebbe aumentata, e basterebbe uno 0,5% in più di crescita tedesca per riportare in equilibrio i conti di tutte le altre economie periferiche, che sono molto, ma molto più piccole. Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Cioè, dire, se un elefante aumenta dell'1%, con quell'1% di peso, a quanti topi corrisponde? E questo è il concetto. Allora, se noi stiamo come stiamo, stiamo così perché esiste una precisa, razionale, lucida volontà di non cooperare. Allora, che poi noi lo strumento di cooperazione X lo chiamiamo Eurobond, lo chiamiamo... è totalmente irrilevante. E vorrei anche concludere su questo punto politico, perché la Germania si oppone, così ti faccio contento, ho risposto però a tutte le tue domande, potevi farne di meno se non vuoi far parlare di me, ma ovvia, ok, te lo dico anche, allora, se mi interrompi ti rispondo in giornese. Allora diventa una bella battaglia. Dai, dici tu. Io tiro fuori per molto rapidamente perché la Germania si oppone. Allora, guardate, io appunto sono intervenuto nel dibattito italiano, io diciamo una produzione scientifica piccola ma tutta internazionale, non mi è mai interessata visibilità in questo bellissimo paese, se devo soddisfare il mio narcisismo faccio un concerto e non parlo di queste cose tristi, capite? Cioè la realtà è questa. Sono intervenuto sul Manifesto, quasi a mia insaputa, non sapevo che sarebbe stato pubblicato lì, un anno fa circa, dicendo che la Germania stava segando il ramo sul quale era seduta. E questo si sta verificando. Stritolando i paesi dell'Eurozona, la Germania distrugge i paesi che comprano i suoi beni. Infatti, non a caso, vedete che la produzione industriale tedesca va di crollo in crollo e la Merkel comincia a perdere le elezioni. Perché la Merkel comincia a perdere le elezioni in vari Länder? Perché i tedeschi vedono che la loro economia sta andando male. Allora, a questo punto dici, va bene, cambio di paradigma, espandiamo. Ma vedete, c'è un problema che ho affrontato anche nel mio blog, in un post che si chiama Eurodelitto ed Eurocastigo. I fini politici sono convinti che si debba mentire al popolo, e sia quelli di destra che quelli di sinistra. Cioè in Italia, se tu parli con Sellini, Pildini, Pippini, Ciccini, tutti questini, tutti ti dicono, ma i nostri elettori non sono ancora pronti per sapere la verità, non gliela possiamo dire, lo sappiamo che lei è una bufala. Questo sta succedendo anche in Germania. Cioè la classe politica tedesca è prigioniera delle menzogne che ha raccontato ai suoi elettori. Voi siete alti, belli, biondi e produttivi, per cui state bene e se qualcosa va male la colpa è di quei porci del sud. Ora le cose stanno andando male, l'elettore tedesco, in buona fede, mica perché è scemo, ma se lo martellano con questo messaggio deve essere convinto che sia colpa nostra. A questo punto nel gioco politico tedesco, se tu ti affacci e dici, scusate, abbiamo scherzato, non vi abbiamo detto la verità, in realtà dovremmo fare una strategia cooperativa, non è tutta colpa loro, in fondo anche noi in questi squilibri qualche responsabilità ce l'abbiamo. Perfetto, perdi le elezioni. È chiaro, no? Quindi loro adesso sono obbligati a seguire questo percorso suicida per noi, ed è anche per questo che la strategia Eurobond, diciamo così, non ci saperà, perché la Germania si oppone, perché evidentemente non vuole mutualizzare o far vedere, cercando di mutualizzare le perdite dopo aver privatizzato i profitti. Per questo la Germania si oppone, ma che si opponga o no, l'Eurobond non è risolutivo, perché l'unica cosa che può essere risolutiva è il recupero di un minimo di flessibilità nominale, cioè il ritorno possibilmente pilotato o altrimenti catastrofico alle valute nazionali. Purtroppo in Italia la libertà di pensiero viene compressa e quindi adesso mi tocca lasciare la parola al prossimo. Grazie veramente.